Un saluto a chi ci sta guardando, qui Alessandro Mio, adesso vi andrò a presentare il progetto dal titolo Sistema di smistamento con nastri trasportatori in relazione alla dimensione dei nostri carichi. Il progetto è stato sviluppato dal sottoscritto e da Simone Allegra per il corso di Industrial Informatics all'Università di Catania di Ingegneria Informatica, tenuto dal professore ingegnere Salvatore Cavalieri. Per quanto riguarda le componenti del nostro sistema, per la realizzazione di questo progetto è stato utilizzato un PLC Siemens S7002, di cui sono stati utilizzati quattro ingressi digitali, uno per un tasto di abilitazione del sistema, il cosiddetto tasto start, e poi altri tre ingressi sono relativi ai nostri tre sensori start run, stop run high e stop run low, come potrete vedere successivamente all'interno della relazione di progetto quando verrà pubblicata. Per l'uscita si utilizzano tre uscite digitali nel nostro PLC, una per azionare il nostro motore 1 e quindi la nostra uscita denominata motor 1 on e le altre due uscite relative a motore 2 sinistra e motore 2 destra per quanto riguarda il motore del secondo nastro. Per entrambi sono stati utilizzati dei regolatori di tensione, poiché ci ricordiamo che dal PLC escono 24 volt e dunque questi regolatori di tensione ci permettono di abbassare la tensione e regolare la nostra velocità in base alle nostre esigenze per quanto riguarda i nastri. Inoltre, per il secondo motore vengono utilizzati due relè con bobina a 24 volt per effettuare l'inversione delle polarità e dunque l'inversione di marcia del secondo nastro in stati specifici del nostro sistema. Quindi, prima di passare all'esecuzione, è stata appunto utilizzata la tecnica della macchina stati e agli stati è stata assegnata la ritenzione. Dunque, in caso di interruzioni involontarie o la messa in stop da parte nostra dell'esecuzione, il sistema riprenderà l'esecuzione dall'ultimo stato prima dell'interruzione, quando noi poi riandremo successivamente a mettere in run lo stato della nostra CPU. Bene, eccoci qui, adesso andremo a simulare il funzionamento del nostro sistema e iniziamo per esempio prendendo un pezzo basso e lo andiamo a posizionare all'inizio del nostro nastro. Come possiamo vedere, il sensore start run rileva la presenza di un oggetto, il LED di segnalazione rosso si accende, ma il sistema non parte. Questo perché, come descritto prima, abbiamo inserito un tasto di abilitazione start che, se non è posto a true, in questo momento è false, il sistema non partirà. Quindi andiamo ad azionare il nostro tasto start e, come possiamo vedere, dopo un timer l'oggetto partirà. Viene rilevato dal sensore dei pezzi bassi e dunque l'oggetto andrà a finire poi nel contenitore apposito pezzi bassi. Prendiamo un altro pezzo basso, per esempio, andiamo a posizionare all'ingresso all'inizio del nostro nastro e andrà a finire sempre nella posizione pezzi bassi. Adesso andiamo invece a simulare la presenza di un pezzo alto, quindi andiamo a posizionare il nostro pezzo sul nastro. Viene rilevato in questo caso dal sensore pezzi alti e andrà a finire il nostro pezzo nel contenitore pezzi alti. Andiamo per esempio a prendere ancora una volta un pezzo alto e per concludere l'ultimo pezzo basso.